lunedì, benvenuti, io sono Maurizio Poli, partiamo con un'altra settimana in queste acque inesplorate e così siamo in diretta sul canale digitale 231, streaming www.welltv.eu, sulle pagine social di Facebook di WellTV e di Your Solution e la mia personale, Maurizio Poli, educatore, consulente finanziario, ma non posso iniziare la trasmissione del lunedì senza le due colonne che ci sono qua presenti con me, Giusy Biondelli, benvenuta Giusy. Grazie, buon lunedì a tutti e buona settimana. E la nostra store manager, eccola qua, la Angela di WellTV, che è qua con noi, che ci aiuta sempre col nostro sponsor che è Lucafè. Ringraziamo sempre Gianluca che ci aiuta sempre con un piccolo caffettino a lunedì per partire che con un vuole. Po' di... Ci si scuote un attimino, grazie, grazie. Che, avete visto che bella ragazza che abbiamo qua? Oltre che buonissima. Molto intelligente, eh? Dal punto di vista anche delle pubblicità, se volete, dovete chiamare Angela per far conoscere le vostre attività, le vostre imprese. E ringraziamo Angela con un grosso abbraccio e ringraziamo il nostro sponsor. Ma non siamo soli, non siamo soli, per fortuna un grosso collegamento oggi molto importante, un grande divulgatore dal punto di vista dell'educazione finanziaria, abbiamo il direttore di Wall Street Journal Italia, Leopoldo Gasbarro, che diamo il benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci. Ciao, buongiorno Maurizio. Ciao, buongiorno Leopoldo, grazie che hai accolto il nostro invito nella nostra questa piccola trasmissione, ma divulgativa, ci tenevamo molto a averti. Perché sei un grande divulgatore dal punto di vista dei contenuti di educazione finanziaria e di divulgazione fatta sia dal punto di vista social sia dal punto di vista cartaceo. Ho colto il tuo articolo che ho visto su LinkedIn, ecco perché ti ho stimolato a venire a trovarci. Ti lasciavo la parola proprio su questo articolo delle similitudini che tu facevi del 2008 con la crisi del 2008 raffrontata a quella che stiamo navigando adesso in acque inesplorate. Ma guarda, l'articolo dell'altro giorno non era una similitudine tra il 2008 e oggi, perché le motivazioni delle crisi sono molto diverse. Era soltanto uno spunto per far capire alle persone come bisogna porsi nei confronti della crisi, a prescindere da quelle che sono le motivazioni che la scatenino, no? Perché noi abbiamo, nel 2008, la crisi è partita dai mercati, dalla finanza ed è finita nell'economia. Questa è una crisi sanitaria che si è scaricata sull'economia soprattutto, alcuni mercati finanziari hanno addirittura performato benissimo rispetto a quello che sta succedendo, quindi ci sono tantissime declinazioni diverse. Tuttavia io ho ricordato che a distanza di un mese da quello che è stato il momento un pochino più topico di quel momento del 2008 e del 2009 soprattutto, io ricordo un articolo dopo il fallimento di Lehman Brothers, e questo ho riportato nel mio pezzo di venerdì scorso, di Warren Buffett, che non è l'ultimo arrivato. Io credo che se la tua trasmissione è seguita da persone che si occupano di consulenza finanziaria, che si occupano di questo mondo, sicuramente lo conoscono. Se c'è qualcuno che non lo conosce, naturalmente Warren Buffett è considerato il migliore investitore al mondo in questo momento, lo chiamano l'oracolo di Omaha, che è il suo piccolo quartier generale, la sua piccola cittadina negli Stati Uniti. Ebbene, lui, a distanza proprio di un mese dal fallimento di Lehman Brothers, che è avvenuto a settembre, il 16 ottobre scrisse per il New York Times l'articolo I Buy America, io compro America. E soprattutto questo articolo raccontava di come lui riteneva impossibile che nel lungo periodo le grosse e forti aziende americane non potessero performare. Lui diceva, non so quello che accadrà nei prossimi mesi, anzi nei prossimi mesi, nel breve, diceva, ci sarà crisi economica, ci saranno licenziamenti, ci saranno banche, aziende che falliscono, e così è stata, fino al 9 marzo del 2009. Poi è cominciata quella cavalcata lunghissima che abbiamo raccontato per oltre 10 anni, fino al febbraio di quest'anno, quando l'inversione è stata dettata proprio dall'arrivo sulla scena internazionale del Covid-19, che ha un po' interrotto la corsa di alcuni mercati che sono ancora molto, prendiamo quello italiano, molto al di sotto dei massimi raggiunti proprio a febbraio, e c'è stata invece comunque una risposta molto importante anche da parte di altri. La tecnologia, lo sappiamo, in particolare il Nasdaq ha performato oltre il 20%
dall'inizio dell'anno anche lo Standard & Poor's americano ha fatto più 5%, però c'è uno stallo, c'è una situazione di indecisione da parte dei risparmiatori che continuano ad essere preda dell'indecisione, preda della paura soprattutto, e questo porta ad avere tanti soldi in conto corrente. Ha toccato dei temi interessantissimi, ha detto due cose molto importanti. La paura, in questo momento l'indecisione, può agire anche sull'aspetto psicologico delle persone, degli investitori e delle persone a non agire. Vero Giusy, c'è questo sentimento che ci diceva adesso il direttore? Beh, chiaramente anche l'ammontare stesso della liquidità che ci sono sui conti correnti è un'evidente prova dell'incertezza e del timore che le famiglie italiane vivono. Hanno dimostrato in questi primi 11 mesi del 2020, soprattutto diciamo dalla prima ondata, quindi dal primo lockdown, le famiglie italiane hanno dimostrato di essere comunque delle famiglie di risparmiatori, quindi la capacità di risparmio ce l'hanno. Passare dalla qualifica di risparmiatore a investitore, che è un pochino più dura e che chiaramente in questa situazione di incertezza diventa sempre più difficile perché il timore, la paura crea un immobilismo e l'immobilismo è proprio provato dalla liquidità che c'è sui conti. Qual è allora uno dei metodi che si potrebbero utilizzare? Uno dei metodi che si potrebbe utilizzare sarebbe visualizzare quello che è l'obiettivo che noi diciamo l'obiettivo di risultato che vogliamo dare ai nostri risparmi, cioè perché risparmiamo, qual è l'obiettivo di investimento. E quando c'è molta incertezza e molta paura sui mercati, riportare lo sguardo d'orizzonte oltre il breve termine, ma riportarlo sul lungo termine, aiuta a cavalcare, a cercare di contenere quella che è l'emotività ed è importante perché altrimenti veniamo trascinati da tutto quello che ci succede dell'oggi, dai titoli di giornale, dalle notizie, dalla preoccupazione, dall'ansia. Questo mina la nostra capacità di visione a lungo termine. Ecco, dice, ma perché Maurizio a volte sei chino sul cellulare? Perché sto seguendo anche la diretta sui social, siamo anche nella diretta, ma devo ringraziare per questo collegamento con il dottor Gasbarro anche la social media manager Carla Maiorino di Eroi del Business che ci ha dato questo link col dottore. Ma torniamo al dottor Leopoldo che ci ha dato questo input molto importante. Non è uguale al 2008, ma è una cosa completamente diversa. La paura, l'indecisione portano, come Warren Buffett ha detto, ho comprato nel medio-lungo periodo, gli sta dando ragione, così anche per gli investitori. Cosa ne dici, Ma Leopoldo? io La mi paura, come focalizzerei. riusciamo a gestire questo momento di incertezza, nonostante i risultati che hai detto tu delle borse americane e mondiali? Se io non mi focalizzerei soltanto sul problema della paura. Noi stiamo vivendo un mondo nuovo. Io non so quanti di voi abbiano colto quello che è successo nel fine settimana, ma c'è stato un elemento nuovo, completamente nuovo sui mercati finanziari. È stato realizzato l'accordo più importante a livello internazionale mai registrato a livello mondiale. In Asia 15 paesi hanno raggiunto un accordo commerciale, è stato ratificato proprio in questo fine settimana, e hanno creato uno dei comparti internazionali più grossi mai visti. Stiamo parlando di 2,2 miliardi di persone che si sono unite. Anche paesi come la Nuova Zelanda, l'Australia e il Giappone hanno trovato un accordo con la Cina, con la Corea del Sud, con il Vietnam. Insomma, si è creato un polo internazionale che potrebbe cambiare completamente gli equilibri di quello che stiamo vivendo e abbiamo vissuto fino adesso. Un elemento molto importante, quindi, dal punto di vista internazionale, perché va a scontrarsi con la situazione davvero difficile dell'Europa degli Stati Uniti per quanto riguarda la pandemia e per quanto riguarda la politica. Non dimentichiamo quello che sta accadendo negli Stati Uniti dopo le elezioni. Insomma, c'è un riequilibrio mondiale che sicuramente ci porterà delle determinanti molto diverse da quelle con cui avevamo cominciato quest'anno. Io credo che ci stiamo affacciando in un mondo nuovo che va interpretato, va compreso e va anche in qualche modo utilizzato in maniera diversa dal punto di vista degli investimenti. Credo anche che chi segue la buona e semplice regola
della diversificazione, come diceva Giusy un attimino fa, anche del guardare oltre, no? Noi dovremmo provare a pensare che da questa pandemia ci risveglieremo, ce lo auguriamo tutti. La storia dal 430 a.C., la prima pandemia raccontata è di Atene, da Tucidide, fino all'ultima pandemia, quella del 1918-1920, a prescindere dalla durata delle pandemie stesse, sono sempre passate, ma hanno portato degli sconvolgimenti dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista demografico, dal punto di vista economico. Bene, se noi restiamo ancorati a quello che era il mondo di ieri, sicuramente non prenderemo vantaggio da quello che sta succedendo. Io capisco i risparmiatori, come non si fa a non aver paura? Noi abbiamo paura per la nostra salute in questo momento, abbiamo paura per la nostra economia, quindi per i nostri risparmi. Abbiamo paura per il nostro lavoro, visto tutto quello che si sta determinando in tantissime aziende. E allora la prima cosa che facciamo è pianificare l'incertezza. E pianificare l'incertezza porta la gente a fermarsi. Le persone vanno prese per mano, quindi in un modo o nell'altro la gente ci sta dicendo in tutto il mondo, perché non è solo un problema italiano, no? In Italia ci sono 1.780 miliardi sui conti correnti, in Francia ce ne sono 2.000, in Germania 2.300, in Inghilterra 2.100. Pensate che negli Stati Uniti negli ultimi 6 mesi ne hanno accantonati quasi 3.000 miliardi e già la definiscono la bomba della crescita, no? Perché lì sanno che poi nel momento in cui le cose vengono sistemate, tutto ripartirà come prima dal punto di vista dei consumi. Ecco, Eccolo bisogna far qua, ha capire alle detto due cose molto persone. importanti dal punto di vista dell'accordo che c'è Scusami, stato questo weekend, il flusso di denaro, tutta quella massa di persone, che 2 miliardi di persone che consumano, che spendono, che fanno, che intraprendono, noi non dobbiamo distrarci da questo punto di vista, e noi intendo Italia, per non perdere di vista questa bussola di opportunità dal punto di vista commerciale, dal punto di vista dell'esportazione dei nostri valori, dal punto di vista imprenditoriale delle nostre aziende, perché questo genera poi utili per le aziende e genera flussi positivi in borsa, giusti, vero? chiaramente influenza in maniera positiva tutto quello che è il mercato della finanza e la crescita. Ricordiamoci anche che i mercati finanziari normalmente sono degli anticipatori, quindi queste notizie di opportunità di sviluppo, di opportunità di crescita vengono già anticipate dai mercati finanziari perché vedono quello che può essere l'opportunità di guadagno. Per questo molto spesso attendere che i mercati crescano può essere già sinonimo di ritardo e sei già in ritardo per entrare nel mercato come investitore. Da qui proprio il motivo per cui mantenere la calma e rimanere investiti. Perché quando ci si rende conto che il mercato sta crescendo è già anche troppo tardi. Quindi loro colgono l'opportunità di crescere ancora prima che la crescita ci sia. Il fatto stesso, l'esempio è per esempio quando la settimana scorsa è uscita ancora di nuovo la notizia del vaccino e quindi questa positività nel riuscire a controllare e a contenere e finalmente poi a controllare l'epidemia, la pandemia. Chiaramente, ad esempio, una situazione del genere era uscita anche nel primo lockdown, quando c'era stata già le prime notizie delle ricerche e dei vaccini che stavano iniziando il loro percorso, la loro ricerca. Ecco, questo per dirvi quanto una notizia che non è già realtà, è una notizia, possa essere anticipata in termini di crescita, di risultati positivi nei mercati finanziari. E sicuramente l'altro aspetto, oltre alla diversificazione, oltre la visione del medio-lungo periodo, cioè di andare oltre il breve termine, di andare oltre quello che ci sta succedendo oggi, sicuramente è importante puntare sulla qualità. Cioè, facendo riferimento proprio all'articolo di Leopoldo, Warren Buffett parlava di aziende americane che erano patrimonializzate, che sicuramente avrebbero affrontato periodi difficili nel breve termine, ma che comunque sarebbero state aziende di successo che oltre al breve termine avrebbero avuto risultati di guadagno, di crescita. Ecco, quindi questo ci fa capire quanto sia importante andare a pianificare con chi lo sa fare, quindi con il consulente di riferimento, comunque con dovuta attenzione a quelle che sono le scelte di investimento, anche nell'ambito del nostro profilo di rischio, però andare a pianificare in termini di qualità. Sono elementi importanti. Grazie Giusy, torniamo da Leopoldo. Mi ha colpito anche due frasi del tuo articolo, molto importanti secondo me.
evocative anche. Quindi se aspetti i petirossi, la primavera sarà già finita. E l'altra citazione che mi è piaciuta moltissimo, che la tramutiamo nel nostro linguaggio sportivo, dice: pattino nella direzione dove sarà il disco, stiamo parlando di hockey su ghiaccio, e non dove è stato. Quindi per il pallone guardo dove andrà il pallone, corro dove andrà il pallone, non dove è già stato. Quindi riportarlo nell'economia reale, nei risparmi, queste sono due cose che mi hanno colpito molto, Leopoldo. Guarda, non sono mie frasi perché queste appartengono al testo originale di Warren Buffett, quindi non mi approprio di qualcosa che non è mio, però ci fa capire che se io aspetto le rondini, la primavera è già arrivata, o i pettirossi, l'estate, se aspetto il pallone lì dove parte il cross, sicuramente non lo prenderò. Quello di cui dobbiamo però comprendere la dinamica e la forza in questo momento è che io non credo basti più esclusivamente il mondo della consulenza, il mondo della capacità. Qui c'è bisogno di una comunicazione nuova. Noi ci stiamo provando anche con il giornale, qualcun altro lo sta facendo. Il messaggio di negatività che arriva alle persone in questo momento è troppo forte per essere combattuto da poche persone che vanno nella direzione opposta. Il messaggio è martellante. Tu dici: ho in mano il cellulare, e in questo momento noi riceviamo tantissime notifiche sui cellulari dove ci parlano di quello che succede sui mercati, riceviamo tantissime informazioni dalla televisione, entriamo in macchina e ne riceviamo altre. È un tantam negativo continuo che prima non esisteva, è un martellamento delle nostre coscienze e delle nostre paure infinito. E questo finisce per influenzare negativamente le persone, finisce per rendere tutto più complicato. Allora, se io porto una buona notizia, e ce ne sono tantissime di buone notizie, te ne faccio un esempio. Noi stiamo chiudendo il giornale in uscita questa settimana, il nuovo numero di Wall Street Italia, e la prima cosa che ho cercato di fare con tutta la mia redazione, che saluto anche perché non ci vediamo spessissimo in questo periodo, quello che abbiamo cercato di fare è tramutare in positività molti dei nostri messaggi, ma lo facciamo oggettivamente. Io sono andato, per esempio, sul sito del Ministero della pubblica utilità e siamo andati a vedere quanti brevetti sono stati registrati in Italia nel 2019 e ancora non abbiamo il dato del 2020. Sono stati brevetti record oltre 10.000 brevetti. Fra Stati Uniti e Cina ne hanno fatti altri 100.000. In che cosa si traducono queste cose? Si traducono in attività, si traducono in progresso, si traducono in positività. Ma se continuano a farci vedere tutti i giorni sirene, ospedali pieni, persone che stanno male. Attenzione, che è la verità. Cioè non stanno dicendo che non sia vero, perché noi siamo immersi in un momento di difficoltà. Però dobbiamo capire che ci stiamo avvicinando sempre di più all'uscita da questo momento di difficoltà. Sicuramente ogni giorno che passa ci porta verso magari la soluzione del vaccino piuttosto che la soluzione di altre modalità di approccio a questo tipo di malattia, che non dimentichiamo, e questo forse nessuno lo ricorda abbastanza, può essere gestita e sconfitta senza vaccini, perché può essere gestita semplicemente con i nostri comportamenti, perché se io sto a distanza dalle persone, se ho le mascherine, se mi lavo le mani, cioè, insomma, quelle quattro indicazioni in croce che ci hanno dato, non ho bisogno neanche di medicinali. E allora ragioniamo sui nostri comportamenti, che sono gli stessi comportamenti che dobbiamo detenere nelle attività professionali, nelle attività di tutti i giorni. Ma va fatta una comunicazione diversa, perché adesso le persone sono disorientate, non comprendono più dove stanno, non comprendono più cosa devono fare. E allora questo porta all'immobilismo in tutti i settori. Grazie Leopoldo. Giusy, c'è un collegamento con l'educazione finanziaria per accompagnare con mano queste belle notizie da Sì, dare? allora sicuramente il fatto di riuscire a tradurre con parole anche semplici, ma comunque rendere consapevoli quelli che sono i risparmiatori, le famiglie di quello che ci sta succedendo, proprio come ha detto Leopoldo, cambiare la tipologia di comunicazione, quindi coinvolgerli e renderli più consapevoli di quello che ci sta succedendo senza necessariamente vedere o farsi prendere solo dal lato negativo, è importante perché dà una visione sul futuro e fa capire quali sono le potenzialità
Il Covid ha avuto l'unico effetto positivo, chiamiamolo così, è di aver anche accelerato certi cambiamenti, certe modalità. Pensiamo solo alla nostra confidenza, definiamola così, con gli strumenti informatici e tecnologici. Certi strumenti informatici li avevamo prima anche del Covid, ma non li utilizzavamo con questa frequenza o con questa capacità di sostituire anche la presenza fisica, sostituendo delle trasferte anche estenuanti. Quindi questo è un esempio, ma Quindi i colleghi, i tuoi clienti li vedi anche certo, cioè, alcune volte succede che non potendosi spostare, perché poi i trasferimenti hanno necessità anche di tempi, di modalità che portano via tempo, quindi a volte si può fare, come dire, anche attraverso una video call, attraverso un collegamento via Skype, piuttosto che attraverso un'altra piattaforma. E questo è importante per due motivi. Uno, per utilizzare gli strumenti che abbiamo, perché davvero abbiamo un patrimonio in termini di potenzialità e di opportunità che neanche noi sapevamo prima del Covid, in certe situazioni. E la seconda cosa, è la cosa più importante, è il fatto di essere presenti. Il fatto di potersi collegare con un cliente, con le persone, per poter parlare, per potersi vedere, trasmette sicurezza, rassicura e ci dà l'opportunità anche di parlare di alcuni concetti, in maniera da poterli spiegare, in maniera da rendere le persone più consapevoli, di far capire cosa sta succedendo. Siamo in un momento epocale di cambiamento, cambiamento veramente radicale, ma il cambiamento non visto solo nell'incertezza degli ospedali, che ahimè è una realtà ed è proprio questa, la realtà dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, ma dall'altra parte c'è tutto quello che può e potrà essere e che sarà non tra 20 anni, che sarà oggi, domani, dopodomani, a seconda della gradualità delle modalità di realizzazione. Quindi questo è importante. Riuscire a spiegare certe dinamiche, cosa significa il ruolo delle banche centrali, cosa significa avere una stabilità, in certi mercati, piuttosto che la diversificazione o l'orizzonte temporale che ci diamo nella nostra pianificazione, o quello che succede in termini di crescita dei trend, la demografia. La digitalizzazione, la robotica, la ricerca, cioè sono tutti temi che se spiegati danno consapevolezza ma anche tranquillità perché una persona capisce, riesce ad essere coinvolta in quello che è l'evoluzione del tempo che sta vivendo e l'evoluzione di quello che sarà la crescita economica da oggi in poi. Per dirla all'orientale, l'aspetto dello yin e dello yang, l'aspetto negativo e positivo, tornando da Leopoldo, però Leopoldo, voglio far annunciare alla Giusy un tuo breve commento, il tuo prossimo libro che è in uscita il 26 di novembre, lo troverete su Amazon. Giusy, come si intitola il libro? Ce lo lascia? È iniziato tutto dalla fine di Leopoldo Gasbarro. È iniziato tutto dalla fine, eccolo qua la regia, grazie regia, eccolo qua la copertina del libro che sarà, è già disponibile su Amazon, però esce il 26, mi sembra, di novembre, vero Leopoldo? Sì, stavolta ho provato a fare qualcosa di diverso rispetto ai libri di economia che comunque continuano ad uscire, perché il titolo è quanto mai evocativo per quanto stiamo vivendo, no? Dai momenti di difficoltà si possono ricreare dei percorsi. Questo è un libro che parte da un momento di difficoltà nella vita di una persona, nello specifico la mia. Non è un momento di difficoltà professionale né di salute personale, però dal momento della morte di mio padre poi si sviluppa, io dico, in un inno alla vita, perché io ritengo di essere un positivo. Ad essere negativi non ci si guadagna nulla. Allora racconto in un percorso un pochino simpatico, fatto di tanti aneddoti reali e romanzati, come da un momento di difficoltà si possa poi raggiungere attraverso un ponte, vedete, un po' con l'evocazione anche della copertina verso l'infinito, bisogna raggiungere dei momenti sempre più prossimi alla positività. Io credo che di negatività attorno a noi ce ne sia davvero tanta e ce ne sia davvero troppa. Abbiamo bisogno di gente in grado di prenderci per mano, di portarci fuori da un tunnel che è veramente cupo se non riusciamo a liberarci. Io guardavo ieri, sempre tornando al discorso dei 15 paesi che hanno fatto questo accordo internazionale, come ci siano 6 o 7 di questi paesi che addirittura siano usciti quasi completamente fuori dalla pandemia e sono paesi con grossissime popolazioni.
Alcuni di questi l'hanno fatto soprattutto con la disciplina, suppongo, perché poi ci sono lì anche dei regimi che non sono liberali come il nostro. Allora io dico: non sprechiamo la democrazia, non sprechiamo la democrazia con scelte sbagliate, non costringiamo nessuno a chiuderci in casa o a tenerci liberi di fare le cose che possiamo fare. Cerchiamo di essere consapevoli di quello che sta succedendo attorno a noi, cerchiamo di essere positivi, perché ripeto, ad essere negativi non ci guadagna niente nessuno, e cerchiamo di essere consapevoli. Rileggiamo la storia, perché io credo che la storia sia veramente foriera di insegnamenti. Io ho preso l'esempio di Warren Buffett la scorsa settimana, ma ce ne sono tantissimi. Andatevi a rileggere, anche se non volete leggere quella di Warren Buffett, le storie delle pandemie, perché ci dicono tutti le stesse cose. Guardate, ci dicono che il mondo ritornerà a nuovi fasti. Dopo le pandemie ci sono state crescite, non solo momenti di difficoltà. Dopo le pandemie ci sono stati cambiamenti radicali, come quello che stiamo in qualche modo interpretando e rileggendo con quello che succede a livello internazionale. Attenzione, e qui invito anche chi dovrebbe rendersene conto a prendere atto che non solo noi potremmo leggere la storia e imparare dalla storia, ma anche chi ci governa, no, dal punto di vista dell'intero arco costituzionale, perché la storia ci racconta un aspetto e ce lo raccontava in maniera molto forte. Ne parlava anche Paolo Mieli in un incontro che abbiamo fatto per Schroeder un paio di settimane fa, e diceva che le seconde ondate purtroppo sono sempre state quelle più complicate da gestire, perché dopo la prima ondata c'era un po' di lassismo, la gente pensa che sia passato tutto, c'è meno voglia di fare sacrifici, e qui ci trova impreparati. Quindi cerchiamo di essere un pochino più attenti, un pochino più preparati. E per quanto riguarda il mondo del risparmio, io dico: c'è bisogno di tanti messaggi positivi. Uno, una volta ogni tanto non basta. Prima dicevate: è importante raggiungere le persone anche con la tecnologia. Questo è un vantaggio in più che prima, 10 anni fa, magari non avremmo avuto. Però io ricordo quanto era importante anche 10 anni fa, in un momento in cui sembrava che il mondo stesse finendo, ed era il mondo finanziario. Tutto è cambiato nel giro di pochi giorni. Bene, il disco o il pallone o il pettirosso arrivano in un lampo, no? E quando arrivano, poi non c'è più spazio e tempo per utilizzare i mercati finanziari. Non ragioniamo Ringraziamo Leopoldo, il direttore di in termini di tempo. Borsa d'Italia, per queste pillole di positività, vero Giusy? Le radici, la storia, lo studio, cosa dici Giusy? Assolutamente, concordo con Leopoldo perché davvero bisogna avere la capacità di prendere questo momento, che sicuramente è un momento drammatico, ma con la consapevolezza che questo momento sarà la base o il punto di ripartenza e di crescita per la nostra economia. Benissimo, la trasmissione è volata. Dobbiamo ringraziare Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia. Ringraziare, questa puntata andrà in replica venerdì alle ore 13, sempre sul canale 231 in streaming www.welltv.eu. Lunedì prossimo avremo ospite il professor Bertelli con il suo libro, professor Bertelli, Università di Siena, che sarà nostro ospite e ci È un farà questi caro flash amico. sulla finanza comportamentale e ci presenterà il suo prossimo libro. Giusy, un saluto. Buona settimana e buona giornata a tutti. Arrivederci.